Ragazze, benvenute in questo nuovo video. Scusate se parlo un po' piano, ma sto approfittando del momento nanna di Federico per girarvi il video regali di Natale che mi avete richiesto in tantissime, quindi sono molto contenta di potervelo fare anche per poi poter sistemare tutti i regali perché li ho tenuti tutti nelle buste per fare il video. Quindi, insomma, bando alle ciance, direi di iniziare subito perché sono veramente tante 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 cose. Vado a casaccio. Nel senso che vado in ordine di come sono messi, quindi magari ce n'è uno di Ricky, poi uno di mia cognata, poi un altro di Ricky per dire, quindi vado così come capita. Primo pacchettino, è rimasto ancora nel sacchettino. Riccardo mi ha fatto una sorpresina e mi ha preso una sciarpa che avevo visto a una bancarella, l'avevo vista, poi lui ci è tornato di nascosto e mi ha preso questa sciarpa Grifondoro, bellissima tra l'altro. L'ho sempre desiderata e non l'ho mai comprata, non chiedetemi il perché, però è proprio carina con la scritta, il logo di Grifondoro e sembra anche essere bella calda, quindi non vedo l'ora di provarla. Un'amica di famiglia ci ha regalato questo set per la bimba. Aspettate che ve lo apro. Dove c'è all'interno questa magliettina fatta così in ciniglia, quindi bella calda per quando arriva, perché sì, è 1 o 2 mesi, quindi perfetta per gli inizi, con i suoi piccoli pantaloni, eccoli qua. E poi è un rosa molto candido, molto delicato, quindi ci è piaciuta molto entrambi questa qui. Poi qui c'è il bigliettino di Riccardo con la renna e il romanzo dentro, che è un biglietto veramente bello che ci tengo a conservare, a parte che io li tengo tutti i suoi biglietti, però quest'anno maggior ragione perché appunto c'è la bimba, ha scritto delle parole stupende, quindi lo tengo da parte ancora più che gli altri. Poi questo set qui da mia nonna paterna e i miei genitori, sono due tutine stupende di prenatal con scritto Home Sweet Home. Questa qua appena l'ho vista ho detto che questa la lavo, la porto in ospedale e gliela metto il giorno che, appunto, che mi dimettono, che ci dimettono e che mi mandano a casa. Voglio proprio metterle per il ritorno a casa, Home Sweet Home, quindi casa dolce casa. E poi questa qui dietro, aspettate che... È così, con questo riccio sul fiorellino, con la maglietta rosa e il pantaloncino. Il pantalone è sempre tutto in ciniglia, con questi fiorellini molto delicati. Veramente, veramente graziosissime, tutte e due, mi piacciono un sacco. Anche Riccardo non ha capito più niente. Forse di questo regalo qua avete visto la reaction direttamente nel vlog. Questo invece è un regalo di mamma e papà per Alessandra. Abbiamo trovato in super saldo da Toys questo biberon della Tommy Tippi. Allora, quello 0, sì, 0 mesi, 0,3 mi pare. Comunque 0 mesi della Kikko l'avevo già acquistato, quindi abbiamo deciso di acquistare questo qua che è dai 3 mesi. Quindi da averlo anche per più avanti, è rosa con gli elefantini e questo uccellino, è tutto sul rosa, quindi ci è piaciuto tantissimo ed era veramente scontatissimo al 50% mi pare. Poi sempre Riccardo mi ha fatto una mega mega sorpresa perché non me l'aspettavo, ma era una cosa che cercavo come una pazza ed è questo, non ricordo il nome. Il Lumalid forse per le Yankee Candle ed è della Yankee Candle. Qua c'è il loghino, è bellissima fatta così. Praticamente è un accessorio per la giara che va a consumare anche la cera che rimane solitamente attaccata al vetro, quindi vi fa durare di più la candela, ve la fa consumare in maniera omogenea. Ecco, diciamo che l'utilizzo serve a questo e mi piace un sacco perché sa molto di magia, non so, di magico. Poi con tutti questi fori secondo me fa anche un bell'effetto luminoso, quindi
sono rimasta felicissima. Mia nonna, mi pare, mi ha regalato questa vestaglia. Anche questa credo l'abbiate vista nel vlog della Baby Italy. Non c'è altri riferimenti in caso vi potesse interessare. Ed è così, fatta così, molto comoda da aprire anche per l'allattamento, perché qua è tutta aperta e si apre con estrema facilità per appunto allattare. Questa è a manica lunga, perché io partorirò comunque con il freddo, quindi effettivamente a manica lunga è meglio. Qua c'è il nastrino per fare un bel fiocco qui sul davanti, e questo ovviamente verrà con me in ospedale. Sempre mia nonna, ciabattine, sempre per l'ospedale, anche queste sono prenatal 40-41, perché io ho un 40, e sono grigie da abbinare appunto alla vestaglia, e mi piace molto perché sotto sono gommate, quindi si può eventualmente andare a pulire totalmente la ciabatta, essendo che è dell'ospedale, poi la utilizzerò in ospedale. Cercherò di riutilizzarla in qualche modo, disinfettando e lavando la base gommata. E queste sono per l'ospedale, da mettere in valigia. Sempre per la piccola Alessandra è arrivata questa tutina che ci ha fatto impazzire letteralmente. Guardate che carina, con questi fiocchettini, anche queste 0-1 mese, proprio per l'inizio, e ha queste roselline, è grigia con queste roselline sopra. Poi la mia migliore amica ha fatto questo bavaglino in spugna, con sotto cucito da lei il nome Alessandra con i due cuoricini. Veramente veramente carinissimo, e molto molto morbido anche dietro. Per Federico sono arrivate delle canottierine classiche bianche della Piccino Italia. Sono molto valide queste canottiere, le ho sempre prese di questa marca a Fede, e sono rimasta contentissima che appunto siano arrivate, perché ne aveva proprio bisogno. Quindi 3 canottierine. Poi sempre Babbo Natale a Federico ha portato questa tuta a scimmietta, che sarebbe un pigiamone bello caldo. Non vedo l'ora di fare il video per lavarlo e farglielo mettere, perché lui non vede l'ora, quindi ne approfittiamo e laviamo poi tutto. Comunque è super super morbida anche questa di prenatal. Calzettine per Alessandra, come se non ci fosse un domani, sempre dalla mia migliore amica. Questa qua rosa col coniglietto, questa qua con le stelline, e questa qua con un panda. Non per nulla Pooh, per l'appunto. Poi sempre per Federico, sempre di abbigliamento, questa tutina fatta così, manica lunga con di caldo cotone, e questo pantalone felpato dentro, appunto abbinato, semplicissimo, con questa scritta New York, belli caldi, belli spessi appunto per l'inverno, per andare a scuola sono comodissimi. Sempre per Alessandra un altro bavaglino con il suo nome Alessandra qui davanti, il nastrino per legare, con sottoscritto viva la pappa. Anche questo dovreste averlo visto nel vlog, quando l'abbiamo scartato io e Ricky. E dietro è anche comodo, perché è super super spugna, quindi bello bello morbido. Anche questo prodotto in Italia 100% puro cotone, quindi molto molto gradito. Mia mamma mi ha preso un pennello, perché spiando i miei video ha scoperto che mi serviva un pennello da, insomma, sostituire ogni tanto per il fondotinta, così posso lavare l'altro, insomma dargli una sistemata, perché un po' spelacchiato non ce la fa più, e almeno insomma ho il sostituto, quindi sono rimasta felicissima. Poi questo è un regalo che ho, un pensiero più che un regalo, che ho fatto a Riccardo,
e sono questi boxer di The Zenith, quindi li trovate lì se ci sono ancora. Sono rossi con questa renna molto simpatica, diciamo girata, di sedere, con scritto, con appeso al codino, Close for Christmas. Molto molto simpatica, gli è piaciuto tanto tanto. E quindi questo è il mio pensiero per Ricky. Questo sempre per Federico, una bella felpa con tanto di zip, sempre bella calda, felpata all'interno, con una cernierona che viene su addirittura fino al cappuccio. E aspettate che mi sono intrecciata, qui è felpata, nel cappuccio è comunque spessa, quindi è veramente molto molto bella. Anche questa finisce direttamente al lavaggio, perché così per inizio scuola ha un sacco di cosine nuove. Questa agendina 2019 che ci hanno regalato i miei cognati, questa qui 2019 rossa con il bordino scuro, quindi questa qua è utilissima perché non avevo ancora neanche un'agenda 2019, quindi fantastico. Qua ci sono dei bigliettini. Ah, questo è il mio biglietto per Riccardo. Con all'interno gli ho fatto un buono, infatti glielo metto qui in mezzo prima che va perso, la busta è sparita, un buono Amazon che può spendere appunto per comprare quello che più gli piace. Io avrei voluto prendergli il Google Home Mini, che da quel che ho capito avrebbe apprezzato tanto, ma era esaurito ovunque, ragazze, non sono riuscita a prenderglielo né online né nei negozi, finito dappertutto, quindi ho preferito fargli un buono Amazon, in maniera che ho visto che c'è anche un modello di Amazon proprio, che è la stessa cosa, alla fine è molto simile, e penso si acquisterà quello o qualcos'altro, insomma comunque buono Amazon. Sempre la mia migliore amica mi ha regalato di nuovo il profumo che adoro tantissimo. È buonissimo, ragazze, è della linea IP Pharma e mi piace da impazzire perché ha questo profumo, non so spiegarvelo, di rosa, di pulito, ecco, quindi mi piace tantissimo. Me l'aveva già regalato l'anno scorso, l'avevo finito e lei mi ha detto appunto che non lo trovava, che non sapeva dove cercarlo, e mi ha fatto una bellissima sorpresa per Natale, quindi grazie. Oltre anche al carrellino e a un gioco per Federico, quindi insomma ha comprato tante troppe cose per me quest'anno, è stata dolcissima, e quindi insomma sono felicissima di riavere questo profumo perché lo amo alla follia. Questo sacchettone di Cisalfa i miei genitori hanno regalato a Riccardo, queste scarpe bellissime della Champions, fatte così, belle robuste, belle spesse, per l'inverno sono qualcosa di super. Sono blu appunto in scamosciato, credo si dica, all'interno sono un color panna e sono mamma mia che profumo, profumo di scarpa nuova, wow. E sono veramente belle, ma mi piacciono veramente tanto, gli stanno proprio bene, se le provate con il jeans sono spettacolari perché sono blu scuro, quindi mi piacciono veramente tanto tanto tanto. E lui è rimasto strafelice perché è una cosa che proprio gli serviva. Poi passiamo all'altro sacchettino. Allora, sempre Federico da Babbo Natale ha ricevuto questo cappottino con il cappuccio che si può staccare, quindi con la zip, bello imbottito, all'interno è felpato con questo motivo un po' militare sul blu, e con tutte le varie taschine, sia di qua nella manica e anche qua davanti, quindi insomma un sacco di tasche, molto molto carino, e non vedo l'ora di indossarlo, ovviamente, quindi molto molto bello. Sinceramente se è 6-7 anni, ma gli va lievemente giusto, quindi se non trovo la taglia 7-8 anni mi sa che lo sfrutterà purtroppo solo quest'anno.
Altre cosine c'è sempre per Federico da Babbo Natale, questa felpa grigia con le righine qui a rombo sul davanti, con questa zip appunto, quindi comodo da togliere in caso a scuola avesse caldo eccetera. Quindi questa qua sempre 6 anni. Un po' di cose da lavare, come potete notare. Sempre per la piccola Alessandra è arrivata questa tutina, diciamo un po' più estiva, col pantaloncino e le manichine. Questa qua è 3-6 mesi, quindi la sfrutterò quando farà un pochettino più caldo, quindi fantastico, perché ho tante cose un mese, 2 mesi, quindi almeno ho qualcosa per più avanti. Mettiamola qua. E poi quest'altra, aspettate, questa qui che è 3 mesi ed è una col cappuccio, quindi da mettere magari sopra un'altra cosina, una maglietta, qualcosa di più leggero. Tanto è 3 mesi, quindi aprile, maggio, giugno, sì, sarà giugno, quindi farà molto più caldo. Fatta così. Poi abbiamo ricevuto questo set di saponette alla lavanda, buonissime tra l'altro, veramente buone, molto molto profumate, e questi biscottini che non vedo l'ora di assaggiare, ho aspettato giusto per fare il video, e questa saponetta sempre vabbè, con le stelline, sì, saponetta, scusate, volevo dire candela. Questa candela, bello che la stavano anche annusando, c'ero convinta fosse una saponetta. Questa candela con le stelline tutta blu, quindi ricorda un po' il cielo. E questo sempre un'amica di famiglia. Poi passiamo all'altro sacchettino. Allora, aspettate che qua mi sta crollando tutto. Arrivo, rimonto tutto e torno. Sempre i miei genitori ci hanno regalato questo set Tokyo Design Studio, che quando abbiamo visto non ci aspettavamo assolutamente, ed è bellissimo. Abbiamo aperto e per noi amanti del sushi, soprattutto ora che comunque ho ripreso anche a farlo io in casa, ci hanno regalato questo set che vi faccio vedere così perché ho paura che cada tutto. I grandi per riporre il sushi, 2 ciotolone per mettere le salsine, quindi salsa teriyaki, salsa di soia, e queste bacchettine in legno con scritto sempre Tokyo Design Studio. Veramente veramente spettacolari, non ce le aspettavamo proprio, e ci sono piaciute da morire perché io e Riccardo amiamo alla follia il sushi. Quindi wow, siamo rimasti a bocca aperta. Allora, sempre Riccardo, anche lui ha fatto tanto per me quest'anno, mi ha regalato questa tazza bellissima. Aspettate che vado con cautela perché ho il terrore di romperla. Allora, questa tazza qua è una tazza infusore. Adesso qua ancora la plastichina con la mia lettera. E qui si vanno a mettere appunto le erbe, o appunto quello che si usa per fare la tisana, e qui l'acqua, insomma. Veramente particolare, veramente graziosa. Mi è piaciuta tantissimo, veramente veramente bella. E voilà, questa è la tazza. Ho il terrore di rovinarla. Scusate il fiatone, sapete ormai, no? Che ogni tanto... Oddio... Danno. Sapete che ogni tanto mi prende questo fiatone. Sempre Riccardo, queste le ha ricevute Fede, sempre da Babbo Natale. Tengo d'occhio anche l'ora. Allora, questa qui mi ha lasciato letteralmente di stucco, penso più di tutto. Sì, direi che questo è la
l'accessorio per le Yankee Candle proprio sono state il massimo. Guardate quanto è carino. Questo qua è sia la tazza che questo sono di Casanova. Sia questo che la tazza, appunto, penso che i regali di Ricky li avete tutti visti nel vlog, perché dovrebbe esserci la scena della reazione. Comunque è una candela con un cuoricino, c'è un orsacchiotto che fa la nanna, non so se lo riuscite a vedere, forse così sì, agli occhi chiusi, accoccolato con la candela che fa la nanna. È veramente qualcosa di super super dolce, cioè non vedo l'ora di aprirlo e penso lo metterò lì sul mio comodino perché è troppo troppo bello e mi è piaciuto da morire. Non si vede, vero? Mi ha fatto impazzire, soprattutto perché ha gli occhi chiusi, proprio da camera da letto secondo me questo, quindi non vedo l'ora di esporlo. Quindi questo è l'ulteriore regalo di Riccardo. Sempre i miei genitori ci hanno regalato questo copridivano Rubik, fatto così, come stile, diciamo, come fatto, su i toni del grigio, che è il colore che mi piace di più in soggiorno, quindi mia mamma ha trovato appunto il colore che piace a me. E la cosa carina, oddio, aspettate, no, forse questo è da parte, cioè l'ha preso mia mamma ma è da parte dell'altra mia nonna, è vero, forse dell'altra nonna, e vedete che è double face, vedete che qua è grigio scuro e davanti è grigio chiaro, quindi si può scegliere, è carino perché si può scegliere il colore, insomma, una volta di un modo, una volta in un altro, quindi mi è piaciuto tantissimo, super super utile. Mia mamma, questo talco al muschio bianco. La scatola è qualcosa di carinissimo, credo che quando finirà la terrò sicuramente, se non si è rovinata perché è di cartone, della linea di Emanuela Biffoli Firenze, con questi fiorellini sopra e appunto è talco il profumo di muschio bianco, perché sa che io amo sia il profumo del talco sia del muschio bianco, quindi super wow, non vedo l'ora di provarlo. Poi, bottiglia da parte della mia nonna per Ricky, cioè per noi, però per Ricky, tanto io non lo posso bere, ed è un Bicerin, sì, Bicerin originale al gianduiotto, che si usa tantissimo qui in Piemonte, quindi è un liquore che sa proprio di cioccolato, di gianduiotto, quindi è veramente molto molto buono. Solitamente a Natale un goccettino lo bevo sempre, ma quest'anno non si può. Natale set mutande di prenatal, con i numeri, con le righine, insomma ne avevo bisogno. Vieni qua, sono tre e sono fatti da mia cognata, i miei cognati, insomma, sono l'amore di zio, sono l'amore di zia e l'unicorno. Veramente veramente carini, mi sono piaciuti tantissimo, insomma, bavaglini non possiamo lamentarci per almeno 6 mesi, un anno siamo a posto, no, un anno no, perché poi quando inizia lo svezzamento iniziano a servire quei bavaglini più grandi, però insomma per un bel po' sono a posto a bavaglini. Dimenticavo, sempre da nonna, quindi la mia nonna paterna, è arrivata la sdraietta per la piccola Alessandra, che è veramente veramente carina. Adesso provo a tirarvela su, non so se riesco a farvela vedere. Comunque è così, tutta rosa, carina, ha la vibrazione, ha i suoni, musichine, pupazzini appesi. Adesso forse se ve la giro di qua magari forse vedete qualcosa in più. Comunque è questa qui ed è della linea Ingenuity, non dice altro. Comunque anche questa di prenatal, e questo è il regalo della nonna.
giocattoli ha ricevuto la macchina delle bugie, che desiderava tantissimo, l'aveva proprio chiesta nella letterina di Babbo Natale. Veramente molto carino, ci abbiamo giocato già tutti e tre insieme, ci abbiamo giocato anche con i nonni e devo dire che funziona, ebbene sì. Quindi è davvero divertente, ci sono le domande già preimpostate, ci sono 500 domande già all'interno. Diversamente si può fare una qualsiasi domanda perché tramite le dita, due dita, rileva proprio il battito cardiaco, quindi capisce in base a se ti agiti o meno se hai detto il vero o il falso, quindi veramente carina, mi è piaciuta tanto tanto. Poi questo qui che si chiama Chronobomb, sfida al buio, ops, molto molto carino, l'abbiamo provato stamattina, è un po' complicatuccio da montare, un po' più lungo, non è il classico gioco da tavolo, però è molto divertente, più per bambini, diciamo. Io non sono riuscita tanto col pancione, ci ha giocato principalmente Ricky, però comunque simpatico. Il principale è scavalcare i fili, prendere le carte con i numeri giusti in ordine, quindi uno se li mette diciamo disordinati diventa un casino. È molto divertente vedere insomma che la bomba poi esplode, fa rumore dell'esplosione, devi disinnescare la bomba in tempo, quindi è molto carino. Questo mi è piaciuto veramente tanto, quindi ve lo consiglio sia per bambini e non, perché lo trovo veramente molto 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 carino, infatti l'età consigliata è dai 7 ai 99 anni, quindi piace un po' a tutti secondo me, ed è Pharaon. Ve lo consiglio tanto, a me è piaciuto tantissimo e è difficile che io abbia proprio voglia di rigiocare a un gioco da tavola, e questo proprio mi piace veramente molto. È difficile spiegarvi in cosa consiste perché ci sono diversi meccanismi, però è molto molto carino, magari date un'occhiata su YouTube, ci sarà qualche tutorial. Ricevuto questo gioco laboratorio di meccanica dove c'è da costruire questa motocicletta bellissima, scienza e gioco tecnologico, molto molto carino, e per l'età di 8 anni, però la farà insieme a noi, insieme a Ricky, insomma più una cosa da maschio. E poi c'è questo gioco qua che desiderava tantissimo, anche questo ho chiesto nella letterina a Babbo Natale, pesa anche parecchio, quindi tiro su un secondo, e Gravitrax, dobbiamo ancora aprirlo, vedete in celofanato perché vogliamo diciamo dargli l'abitudine, soprattutto Natale e compleanno, di non aprire tutti i giochi insieme, di godersi per qualche giorno uno, due, tre giocattoli e poi quando si è stufato aprire gli altri, perché altrimenti non capisce più niente, mischia i pezzi, insomma viene fuori un disastro. Allora, questo qua è un gioco interattivo, è un gioco dove molto carino secondo me, anche a noi può piacere molto, anche i grandi secondo me, è un gioco comunque sempre per bambini di 8 anni, dagli 8 ai 99 anni per l'appunto, perché è un gioco abbastanza strategico, quindi devi creare tu le strade ed è anche molto pesante, quindi è una cosa proprio ben fatta, sono in metallo le stradine per le biglie, devi creare tutto un percorso, insomma riuscire nell'intento, quindi molto molto strategico, molto secondo me da ragionarci abbastanza, quindi veramente carino, questo l'ha reso veramente felice. E niente, poi ci sono altre cosine in arrivo, sempre per Alessandro. Poi sempre da parte della mia migliore amica c'è il carrellino, come avevo detto, della spesa. Da parte dei miei genitori c'è anche il mio cappotto, che è arrivato in anticipo perché ne avevo veramente bisogno col pancione, non ci stavo più in nessun cappotto che avevo a casa, quindi c'è anche il giubbotto che mi avete visto in tutti i vari vlog, quello nero bellissimo, sempre di Prenatal tra l'altro. Se io credo di avervi fatto vedere tutto, spero di non aver dimenticato niente. Ci vediamo prestissimo con, penso, un vlog o direttamente con il video sul secondo trimestre, che non ho ancora fatto, quindi sono un po' indietro, perdonatemi, ma i vlogmas mi hanno preso un mese praticamente di tempo.
corro a sistemare tutto ciò perché stiamo per uscire, quindi vi mando un mega bacio. Scrivetemi qui sotto il vostro regalo più bello che avete ricevuto, rendetemi partecipe, sono curiosissima di sapere anche voi cosa avete ricevuto. Ditemi il più bello, quello che vi ha colpito di più, e ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao! Pensavo che i regali di Natale fossero finiti, invece stasera Riccardo è arrivato con un altro regalino che adesso vi mostro. Aspettate che lo tiro fuori. Regalino super utile per tutti, per tutta la casa, per noi insomma, per tagliuzzare. Questo qua praticamente si chiama Foodie, è di Casanova e gratta, taglia, fetta dalla verdura al sorbetto, quindi fa anche la frutta, fa il sorbetto. Vedete qua c'è l'anguria in questo caso, vedete c'è scritto anche qua funzione sorbettiera, ideale per preparare velocemente gustosi sorbetti usando la frutta congelata. Una novità. Quindi poi magari la proviamo insieme, insomma sono molto curiosa, non l'ho mai visto, quindi vedremo un attimino. Vedete, fa le verdure, comodissimo secondo me. E niente, quindi questa ve la devo far vedere perché proprio in questo video si parlava di regali, quindi insomma c'è questa news che è arrivata stasera, quindi ve l'ho aggiunta prima di caricarvi il video. Ora vi saluto che sto per andare a cenare, vi mando un altro bacino e alla prossima, ciao!